Allora, vediamo se me lo ricordo a memoria. Allora, come si può scrivere un'equazione di bilancio? Intanto identifichiamo questa proprietà estensiva con un pi greco maiuscolo, e l'equazione di bilancio si può scrivere studiando la variazione nel tempo di questa quantità nel volume di controllo. Allora, noi possiamo scrivere innanzitutto che possiamo fare un'integrale di volume estesa a questo volume di controllo, immaginatevi il corso d'acqua, no? Di xi in dv. Che cos'è xi? Xi è il tasso di produzione di pi greco grande per unità di volume e di tempo. Cioè, immaginatevi che dentro a questo volume di controllo ci possa essere un termine di sorgente. Quindi questo termine di sorgente è il nostro xi, è il tasso di produzione di pi greco grande per unità di volume e unità di tempo. Poi viene moltiplicato per un volume e quindi rimane come dimensione un pi greco grande per unità di tempo. Perfetto, proprio questo. Allora, questo, ripeto, è un termine di sorgente, lo scrivo qua sopra. Beh, immaginatevi ad esempio in un corso d'acqua ci può essere una sorgente d'acqua. Ecco, questa sorgente d'acqua può essere rappresentata in questo modo. Cioè, tutti i fenomeni che comportano una variazione di pi greco, che non siano fenomeni di trasporto, che adesso io conteggio qui, che non siano legati ai fenomeni di trasporto, possono essere considerati in questo modo. D'accordo, voi avreste potuto dirmi, ma la sorgente potrebbe essere per me un fenomeno di trasporto, perché in realtà è un flusso d'acqua che entra con una sola velocità, vero, vero, però penso che ci siamo capiti, no? Nel senso che a volte è difficile dividere i fenomeni di trasporto dai fenomeni di sorgente, diventa anche una questione di, come dire, a volte anche di decisione personale. Per me una sorgente d'acqua mi viene più da considerare come un termine sorgente, mentre un immissario, un fiume che entra laterale, mi viene più da considerarlo come un fenomeno di... Beh no, un termine di sorgente è anche quello. Cioè sostanzialmente, dopo vi spiego come possiamo fare per trovare una divisione più oggettiva tra i termini di sorgente e i termini di trasporto. Bene, adesso però dobbiamo includere un termine che è dovuto ai termini di trasporto. Che cosa sono i termini di trasporto? Cioè sono praticamente dovuti al fatto che attraverso la superficie laterale del volume di controllo entra con una certa velocità della quantità pi greco. Ripeto, io ho questo volume di controllo, attraverso la parete laterale entra con una certa velocità della quantità pi greco. Attraverso la parete laterale, quindi questo è l'integrale di superficie, esteso alla superficie di contorno del volume di controllo. Allora, la velocità di ingresso la chiamiamo W, che è un vettore. Però quello che non importa è la componente normale, e n è la normale entrante. Di che cosa? È la velocità di pi greco entrante. La velocità di pi greco. A questo punto qui ci mettiamo un pi greco minuscolo, che è la concentrazione di pi greco, il tutto moltiplicato per ds.
Il tutto torna alla concentrazione di pi greco, un pi greco diviso volume. Il pi greco diviso volume moltiplicato per una superficie diventa un pi greco diviso una lunghezza. Un pi greco diviso una lunghezza moltiplicato per una velocità diventa un pi greco grande nel tempo. E quindi ci siamo. Cioè, ripeto, un pi greco piccolo è un pi greco grande diviso volume, che moltiplicato per una superficie diventa un pi greco grande diviso una lunghezza, che moltiplicato per una velocità diventa un pi greco grande diviso tempo. N è un versore e quindi non ha dimensioni. Ecco, questo è il teorema di trasporto di Reynolds, chiamato anche equazione di bilancio di massa tridimensionale. E vale tutte le volte, ripeto, che pi greco grande è proporzionale al volume contenuto nel volume di controllo. Ecco, queste quantità, attenzione, in generale sono funzioni di tre variabili x, y, z, quindi questo xi è uno xi x, y, z. Questa velocità è una velocità x, y, z. Il versore x, y, z. Il pi greco x, y, z. Cioè, io non ce lo metto la dipendenza x, y, z perché occupavo tutta la lavagna con la formula. E anche il pi greco grande dipende dalle coordinate del baricentro del volume di controllo. Varia x, y, z. Quindi capite che è un'equazione abbastanza impestata, no? Perché se queste quantità variano in termini di sorgente, lo devo andare a definire in tutti i punti dello spazio. Non è semplice. Allora, intanto cominciamo a calarci nella nostra realtà, cioè il volume di controllo è un corso d'acqua. Meglio, diciamo che è un tronco d'alveo, no? Di solito si prende una sezione di monte, una sezione di valle e si identifica il tronco d'alveo come volume di controllo. Allora, da che cosa è delimitato questo tronco d'alveo? Da due sezioni trasversali, che voi sapete che cosa sono. Sono delle sezioni che avete ottenuto tagliando con un piano ortogonale alle linee di corrente il corso d'acqua. E immaginiamo che questo corso d'acqua sia costituito da una corrente gradualmente variata, giusto perché cominciamo a semplificare almeno il modello idraulico, no? Due equazioni anziché tante di più. Quindi due equazioni. Ecco, quindi una cosa importante, attenzione, è cercare di capire in che contesto ci siamo calati. Se voi prendete un tronco d'alveo, corrente gradualmente variata, lo tagliate con due sezioni trasversali, allora, attenzione, i fenomeni di trasporto dove avvengono? Avvengono solo attraverso le due sezioni trasversali. Perché per ipotesi di corrente gradualmente variata avete escluso ogni immissione laterale. Quindi avete escluso gli immissari, avete escluso quelli, quei fenomeni di cui vi parlavo prima. Allora, la superficie S, in questo caso, è solo quella delle due sezioni trasversali. Quindi ogni altro termine di ingresso, gli immissari, le sorgenti, va messo qui. Ok? Quindi l'immissario che entra lateralmente, che magari porta anche dell'inquinante, che magari butta dentro dell'acqua schifosa, non va messo nel termine di trasporto, perché io per ipotesi di corrente gradualmente variata ho escluso ogni immissario. Il termine di trasporto è solo attraverso le sezioni trasversali. Allora questo vedete che vi dà già un modo oggettivo di distinguere, no? Il termine di sorgente dal termine di trasporto. Se l'acqua entra da monte è un termine di trasporto, se l'acqua esce da valle è un termine di trasporto, se l'acqua entra tramite un immissario laterale è un termine di sorgente. Perché abbiamo fatto questa assunzione di corrente gradualmente variata? La facciamo di sicuro, figuriamoci, a meno che non lavoriamo con un lago. Se lavoriamo con un lago, allora forse non
come si fa a farmi un'ipotesi corrente gradualmente variata, ma con un corso d'acqua la facciamo di sicuro se la possiamo fare, perché insomma figuriamoci se andiamo a considerare una corrente tridimensionale, diventa una cosa pazzesca, no? Già risolvere il modello idraulico diventa un'impresa. Bene, quindi mettiamoci in questo contesto. Ecco, in questo contesto, attenzione, si può fare un'altra semplificazione. Questa velocità V doppio, che vi ho detto, è la velocità di pi greco. Non è la velocità dell'acqua, è la velocità di pi greco. L'inquinante può entrare con una velocità diversa da quella dell'acqua. Può entrare più lentamente, può entrare più velocemente. Però questa è una grande complicazione. Allora facciamo un'ulteriore semplificazione, che questo V doppio sia pari alla velocità dell'acqua che trasporta l'inquinante. Cioè il fenomeno di trasporto perché avviene? Avviene perché l'inquinante è trasportato dall'acqua, non perché viene iniettato da una siringa per conto suo, no? Quindi avviene perché è trasportato dall'acqua il fenomeno di trasporto. Allora assumiamo che la velocità dell'inquinante sia uguale alla velocità dell'acqua. Attenzione, questo non è sempre accettabile, eh? Cioè se il corso d'acqua va forte, allora è accettabile questa assunzione. Ma provate a immaginarvi una situazione limite di acqua ferma. L'inquinante si propaga lo stesso, perché se voi lasciate cadere in un bicchiere d'acqua una goccia di inchiostro, dopo pochi secondi il bicchiere diventa nero. Non è che la goccia di inchiostro, tac, cade e rimane lì. Questo significa che l'inquinante ha una sua velocità di propagazione che può essere diversa da quella dell'acqua. Però se l'acqua va forte, possiamo considerare che la velocità dell'inquinante coincida con la velocità dell'acqua. Quindi diciamo che tutte le volte che trattiamo con dei corsi d'acqua che si muovono, insomma, di una velocità non trascurabile, possiamo fare questa assunzione. Allora, vi ho detto, questa equazione, tutto sommato, scriverla in forma tridimensionale, come dire, non è difficile, non è neanche difficile impararla. Il problema però è questo, che in forma tridimensionale è difficilmente utilizzabile. E inoltre, nel caso dei corsi d'acqua, in particolare, a noi conviene ridurla a due dimensioni o a una dimensione. E abbiamo già detto che per quanto riguarda il modello idraulico lo facciamo di sicuro, facciamo l'assunzione di corrente gradualmente variata. Voi vi ricordate che la corrente gradualmente variata può essere trattata con la teoria monodimensionale. Quindi lo facciamo di sicuro, cioè anziché utilizzarlo in questa forma, che ci richiede di specificare i termini soggetti in tre dimensioni, la velocità in tre dimensioni e quindi ne usciamo pazzi, la riduciamo a una dimensione. In questo modo, per il modello idraulico, ci riduciamo a una velocità che cambia solo in funzione di una direzione, la scissa fluviale S. Ricordate, no? L'equazione di Servenant, le due variabili e in particolare la velocità le fanno dipendere dal tempo e dalla scissa fluviale. Quindi dal punto di vista dello spazio siamo su una dimensione. Allora, ciò ci fa capire che è necessario integrare questa equazione. Questa è un'equazione in tre dimensioni, si può ridurre a due dimensioni integrando. Integrando lungo cosa? Attenzione, eh? Integrando lungo cosa? Allora, un'equazione in tre dimensioni dipende da tre variabili spaziali, x, y, z. Allora, supponiamo, normalmente la x è la longitudinale, la y è la trasversale e la z è la verticale. Se pensiamo a un corso d'acqua è facile, no, immaginarci una direzione longitudinale, quella lungo la quale l'acqua scorre, una trasversale lungo la sezione trasversale e una verticale. Allora, se voi avete una variabile che dipende da tre componenti x, y, z e pensate che ad esempio la variazione lungo la z, lungo la verticale, sia trascurabile, per ricondurvi all'equazione bidimensionale voi dovete integrare lungo quella direzione. Quindi voi dipendete da x, y, z, dice z la ritengo non importante. Non importante cosa vuol dire? Vuol dire che non ci sono grandi variazioni lungo z.
Allora, integro lungo z. Che cosa faccio integrando lungo z? Faccio la media. L'integrale è una media, ricordatevelo, è una somma. Ma somma, media è la stessa cosa, no? Quindi l'integrale fa una media. Quindi voi fate la media lungo z. Che cosa ottenete? Ottenete un'equazione bidimensionale che vi descrive la varietà lungo la x e lungo la y, la varietà, la variabilità lungo la x e lungo la y. Lungo la z avete fatto la media. Quindi io questo teorema qui lo devo integrare lungo la direzione che non mi interessa. E così ottengo una bidimensionale. Se poi voglio andare oltre, la bidimensionale va integrata lungo la variazione, la direzione che non mi interessa, ad esempio la y. Quindi faccio la media lungo la y e mi rimane solo la variazione lungo la x. Allora noi adesso cosa dovremmo fare? Dovremmo fare una doppia integrazione di questa equazione lungo la y, lungo le due direzioni, diciamo, lungo due direzioni, z e y. Il problema è che fare questa cosa alla lavagna ci vuole una settimana, quindi io questa integrazione non me la posso fare, non l'ho mai fatta, è estremamente complessa. Però voglio ricondurmi alla teoria monodimensionale, perché mi semplifica la vita e poi perché in molti corsi d'acqua lo posso fare. Dopo vediamo quando ciò è ammissibile. Allora, per ricondurmi alla teoria monodimensionale, non facendomi l'integrale, ho una sola soluzione, cioè quella di scrivervi l'equazione monodimensionale alla lavagna e di dirvi, ragazzi, ve la dovete imparare a memoria, perché altrimenti non vedo altra possibilità, perché dopo da lì in poi noi andiamo avanti. Quindi io faccio l'integrale e la faccio imparare a memoria. Credetemi che è molto meglio imparare a memoria. Allora, quindi, a partire da questa, adesso io direi che posso anche scriverla sotto. Vi scrivo la monodimensionale. Allora, prima di tutto, la quantità tridimensionale l'ho chiamata pi greco grande, pi greco piccolo. Lasciatemi chiamare adesso la quantità integrata con la lettera pi, perché dobbiamo fare una distinzione, perché la quantità integrata varia lungo una sola direzione. Quindi la chiamo pi grande e pi piccolo. Uso solo pi piccolo, perché non mi serve più scrivere pi grande. Allora, l'equazione integrata è scritta così, derivata di a pi piccolo fatta rispetto al tempo. Attenzione, vedete che riconoscete questo termine. Però questo termine, vedete, il pi grande è diventato un pi piccolo, il pi greco grande è diventato un pi greco piccolo, ma tenete presente che il fatto che sia passato da una quantità totale alla concentrazione è una mera operazione di divisione di volume. Quello che si nota di differenza grossa è che qui c'è un a che prima non c'era. Perché? Perché ho integrato in due direzioni. Ho integrato in due direzioni e quindi integrando, sommando il dy e il dz, ho ottenuto l'area della sezione trasversale. Quindi, e poi vado adesso con le componenti di trasporto, più derivata di ap fatta rispetto a t, più, no scusate, mi ripeto la stessa, ad fatta rispetto a t, più V su G derivata di V fatta rispetto a S, questo è uguale a A per S, dove S è il termine di sorgente. Ecco, il termine di sorgente, guardate, è sempre il tasso di produzione per unità di volume e unità di tempo. Che cos'è V? V
S è l'unica coordinata rimasta, ascissa fluviale, la chiamo S da ora in poi. Che cos'è V? V è la velocità del fluido, che dipende solo da S. Allora, queste variabili dipendono tutte da S, attenzione, A, P, V e S grande dipendono tutte da S, dalla scissa fluviale. G no, chiaramente, G è l'accelerazione di gravità. Bene, allora, questa equazione monodimensionale, attenzione, quando è che è applicabile? Perché innanzitutto a cosa la applichiamo? A qualunque proprietà di cui vogliamo fare, qualunque quantità di cui vogliamo fare bilancio di massa, qualunque P, P può essere un'energia, può essere una massa. Se noi al posto di P ci mettiamo la massa dell'acqua, otteniamo l'equazione di bilancio di massa dell'acqua. Se al posto di P ci mettiamo la massa dell'inquinante, otteniamo l'equazione di bilancio di massa dell'inquinante. Se al posto di P ci mettiamo l'energia o la quantità di moto, come faremo tra un attimo, otteniamo l'equazione di bilancio della quantità di moto. Bene. Però questa è un'equazione monodimensionale, quindi può essere applicata per fare il bilancio di tutte quelle quantità tali per cui la variazione significativa sia lungo una sola coordinata, S. Nelle altre due coordinate spaziali non c'è variazione significativa. E abbiamo detto che, ad esempio, se per le correnti gradualmente variate, questo ci va bene. Dal punto di vista dell'inquinante, che cosa significa questo? Significa che l'inquinante, la concentrazione di inquinante, varia soltanto lungo S, quindi non varia nella sezione trasversale. Scusatemi, questo termine qui l'ho sbagliato, ho fatto proprio un lapsus, sono andato troppo avanti, ho scritto praticamente il termine che compare nelle equazioni dei semivenanti, quindi questo bisogna, perché infatti era qua che pensavo, ma G da dove salta fuori, vedete che G non c'è, e questo qui proprio non quadra, quindi questo lo devo cancellare e sostituire. Quello che ho detto successivamente però rimane valido, quindi bilancio di una quantità che non varia lungo la sezione trasversale. Che cosa ci va messo qua? Poi qui fatemi aggiungere un P, scusatemi, sono andato proprio avanti sulle equazioni del semivenante, quindi qui bisogna metterci un P, AWP fatta rispetto a T. Allora, qui invece abbiamo una derivata fatta rispetto ad S di A, D, poi vi dico cos'è D, derivata di P fatta rispetto a S. Eccola qua, questa è quella giusta. Adesso vi lascio scrivere, correggere. Poi, ultima correzione, questo è un S. Bene, in termini di trasporto, quindi variazione sempre rispetto a S, non rispetto a T. Vi lascio scrivere, correggere.
terzo termine, il prodotto fra le due derivate? È una derivata fatta rispetto a S, volendo scrivere potremmo fare così. Ok, poi vi devo dire che cos'è D, eh? Allora, avete tutti scritto nella forma corretta? Bene, allora lasciatemi ripetere il concetto che mi interessa molto della monodimensionalità accettabile fin tanto che le variazioni della grandezza interessata sulla sezione trasversale sono trascurabili. Allora, morale, se io uso questa equazione per fare un bilancio di BOD, questa equazione è accettabile quando io posso assumere che la concentrazione del BOD è costante sulla sezione trasversale. Quindi, quando posso assumere che l'inquinante sia benissimo miscelato sulla sezione trasversale. Quindi questo non è vero in corrispondenza di uno scarico. In corrispondenza di uno scarico, tipicamente l'inquinante entra lateralmente e prima che venga raggiunta la miscelazione, il corso d'acqua deve viaggiare per un po'. Poi, questa assunzione non è certamente accettabile in presenza di golene. Se voi siete in presenza di golene, voi avete una parte di acqua ferma e una parte di acqua che corre. E quindi chiaramente, innanzitutto, la velocità stessa non è costante lungo la sezione trasversale, ma anche la concentrazione di inquinante non è costante. Perché, voi capite, nelle golene l'inquinante che entra lì si ferma, non si muove più, eventualmente si accumula, mentre nella parte centrale del corso d'acqua l'inquinante viene portato via. E quindi il processo è completamente diverso. Io certamente non mi aspetterei mai che, se vado a fare delle misure sul Po, quando è in golena, non mi aspetterei mai di trovare la stessa concentrazione di inquinanti in golena rispetto alla parte centrale del corso d'acqua. Inoltre tenete presente che questa approssimazione di completa miscelazione, diciamo che è accettabile se il corso d'acqua corre abbastanza veloce e anche la velocità stessa del corso d'acqua è costante sulla sezione trasversale. Se la velocità non è costante, anche la concentrazione di inquinante non è molto, sarà variabile. Poi, perché ho detto accettabile quando il corso d'acqua corre? Perché la turbolenza facilita la miscelazione, invece il moto tranquillo, calmo, al limite laminare, voi sapete che non facilita assolutamente la miscelazione. La turbolenza invece, siccome è data dalla sovrapposizione di traiettorie che oscillano casualmente, facilita la miscelazione. Quindi è importante avere ben presente che quando applichiamo dei modelli di qualità delle acque monodimensionali devono essere soddisfatti certi requisiti, che sono quelli in linea di massima che vi ho detto. Se voi andate sul corso d'acqua vedete delle anche, delle zone morte, insomma, oppure se voi andate in corrispondenza di un estuario dove l'acqua è pressoché ferma, non è il massimo il modello monodimensionale. Bene, e adesso passiamo a questo termine. Allora, vi ho detto che questi due sono due termini di trasporto che risultano quindi dall'integrazione di questa seconda componente. Ecco, perché da una sola componente integrando sono arrivato a due termini? Perché non ho ancora fatto un'assunzione della quale vi ho parlato. Vi ho detto, la velocità dell'inquinante è diversa da quella dell'acqua, però ho anche detto, per semplicità consideriamole uguali. Ecco, attenzione, questa assunzione qui non l'ho ancora fatta. Quindi, questo primo termine di trasporto, dove compare la velocità V dell'acqua, del fluido, è il termine di trasporto associato al movimento del fluido. Questo secondo termine tiene conto di, poi ripeto, di tutti quei fenomeni che fanno sì che la velocità dell'inquinante sia diversa da quella del fluido. Ripeto, due termini di trasporto. Il primo termine
che descrive i fenomeni di trasporto legati alla velocità del fluido, cioè fenomeni di trasporto operati dal fluido. Secondo termine che tiene conto di tutti quei fenomeni che fanno sì che la velocità dell'inquinante sia diversa dalla velocità del fluido. Questo terzo termine è chiamato termine di dispersione, in particolare D, che è un coefficiente che viene stimato per via empirica, viene chiamato coefficiente di dispersione. Quali sono i fenomeni di trasporto che possono far sì che bla bla bla, che la velocità dell'inquinante sia diversa da quella del fluido? Ve ne dico tre, come esempio. Il primo è la diffusione molecolare. Vi ho parlato prima del bicchiere, goccia di inchiostro che gli cade dentro e il bicchiere dopo un po' diventa nero. Quella viene chiamata diffusione molecolare, è dovuta al fatto che c'è un gradiente di concentrazione che origina una migrazione dell'inquinante. Quindi diffusione molecolare, primo fenomeno. Secondo fenomeno è chiamato diffusione turbolenta. È dovuto al fatto che la presenza di turbolenza fa sì che la velocità dell'inquinante sia diversa da quella del fluido. Voglio ricordarvi cos'è la turbolenza. Una particella di acqua si muove in un moto turbolento in modo del tutto casuale, oscillando attorno alla direzione dominante. Allora, noi che cosa facciamo per studiare il moto del fluido? Noi facciamo la media e quindi conserviamo soltanto la direzione dominante, la velocità lungo la direzione dominante e ignoriamo tutte le oscillazioni turbolente attorno alla direzione dominante. Ecco, però queste oscillazioni turbolenti in realtà ci sono, quindi la particella di inquinante che noi assumiamo segua il moto medio dell'acqua in realtà oscilla attorno a questo moto medio e quindi poi schizza via. Questa è la diffusione turbolenta o dispersione turbolenta, direi che si chiama dispersione turbolenta, scusatemi. Poi c'è un terzo fenomeno. Noi assumiamo che la velocità dell'acqua sia costante lungo la sezione trasversale, la indichiamo con V. In realtà la velocità dell'acqua non è costante, quindi anche la velocità dell'inquinante non è costante, quindi anche la velocità dell'inquinante è diversa dalla velocità media dell'acqua V. Quindi non uniformità, terzo fenomeno, non uniformità del campo di velocità sulla sezione trasversale. Non uniformità del campo di velocità sulla sezione trasversale. Bene, allora, facciamo un esempio per chiudere questa lezione. Siccome questa equazione è applicabile anche al sottomodello idraulico, vediamo di ricavare l'equazione di continuità, che è molto semplice. L'equazione di continuità o equazione di bilancio di massa: che quantità devo mettere in luogo di P? Dovrò mettere ρ, la densità di massa dell'acqua. Quindi praticamente io posso riscrivere quell'equazione e dire ok, mettiamo al posto di P ρ. P, vi ho detto, è la concentrazione della quantità che voglio bilanciare, il piccolo. La quantità che voglio bilanciare in questo caso è la massa dell'acqua. La concentrazione di massa dell'acqua e la densità di massa dell'acqua, quindi è giustificato che io vada a sostituire luogo di P ρ. Allora scriviamo derivata di A
rho fatta rispetto a t più derivata di a v rho fatta rispetto a s più cosa? Calma. Dispersione. Di che cosa tiene conto? Tiene conto di tutti i fenomeni che fanno sì che la velocità dell'inquinante sia diversa da quella del fluido. In questo caso che cos'è l'inquinante? È l'acqua, perché sto bilanciando la densità di massa dell'acqua, quindi non ha senso dire che la velocità dell'acqua sia diversa dalla velocità dell'acqua, quindi vuol dire che questo termine è nullo, quindi qui non devo aggiungere niente. E allora a questo punto posso scrivere uguale a cosa? Beh, lasciatemi trascurare i termini sorgenti, l'equazione di continuità li può comprendere, ma lasciatemeli trascurare, scriviamo zero. Perché molto spesso noi facciamo l'assunzione di termine di sorgente nullo nelle equazioni di Desselberg. Lo facciamo spesso. Quindi adesso vediamo se da questa equazione mi torna fuori ciò che mi aspetterei, cioè l'equazione di continuità nella forma in cui siamo abituati a vederla nelle equazioni di Desselberg. Allora, innanzitutto posso dividere tutto per rho, perché nelle correnti in pelo libero la densità di massa dell'acqua è costante. Allora, cosa possiamo scrivere? Possiamo scrivere derivata di A fatta rispetto a T più derivata di AV, cioè derivata di Q portata, derivata di Q fatta rispetto a S, è uguale a 0. E diciamo che mi torna, no? Bene.